Ciao a tutti, avete presente le interviste imbruttite? Che cos'è lo spread? Lo spread? Fra, ma cos'è lo spread? È quel drink che ti danno... È il drink! Proprio queste. E in occasione dello Spring Smell 2019 abbiamo deciso di mettere a confronto due generazioni, omaggiando proprio il milanese imbruttito. Andiamo. Cosa ne pensi del fatto che sulla carta d'identità tornano padre e madre? L'identità è una cosa personale. Cosa c'entra padre e madre? Non l'ho mai visto poi, nella mia non c'è. O è sposato, o è celibe, o è... Ma però padre e madre non serve. Secondo me. Parlare di figa? Non va bene per tutti quei bambini che hanno invece... magari una madre, cioè hanno due madri, due padri, o magari una madre e un padre solo, non so. Cosa ne pensi tu del body shaming? Del body? Shaming. Sono indietro come le palle dei cani, non so neanche che cos'è il body... Shaming. Shaming. Quindi se lo facessero su di te? No, nel dubbio direi di no. Poi... Tu faresti mai body shaming su di lui? Ma su di lui sì, dai, tutto sommato, perché no? A lui fai di tutto. Non si sa cosa ci sia dietro quella persona, magari è grasso per una disfunzione corporea, magari non sta bene, si sente solo, emarginato e mangia. Cosa ne pensi del body shaming? Oh, ma che mica mi stai sparando? Dai, ciao. Non lo so, mi astengo. Ti astengo, vabbè. Perché non si sa mai. Esatto. Meglio non rischiare. Esatto. Va bene, bravo, complimenti. Assolutamente no, perché in Italia purtroppo non c'è una valvola di speranza per niente. Parole. Dovrebbe stare in mezzo all'Europa, in mezzo a tutti noi, siamo tutti europei. Dovrebbe stare in mezzo a tutti noi. Tutti in mezzo a tutti. Tutti. L'Inghilterra sbaglia, adesso alla regina gli parlo direttamente io. Gli dico, sbagli a uscire dall'Europa, sbagli. Boh, non mi interessa. Sì, va bene, dai. Perché? Non lo so. 50 e 50. Non mi interessa. Pumping exit. L'exit pumping. Esatto, sì. Lei si chiama Simona? Sì. Ed è quella che ha brevettato il pumping exit. O l'exit pumping. Ora dobbiamo ancora capire. Cosa consiste? Cioè, proviamo. Ah, hai visto che gesto ha fatto lui? Perché lui ha già capito in cosa consiste il gesto. No, la mano è venuto spontaneo. La regina Elisabetta sarà felice. Assolutamente sì. Sì, sì. Perché? Perché a me piace. Io sono il presidente della Proloco di Castello. E se dice presidente della Proloco, secondo me la Brescia ci sarà. Vero? Sì. Ho un'idea circa unita di mondo e comunque anche nel piccolo. Cioè, dopo la seconda guerra mondiale si è cercato di unificare tutti i paesi europei, quindi andare contro tendenza dopo un avvenimento così grave, perché la Brexit poi alla fine è uscire da questa Unione Europea che unisce tutti i paesi, è una cosa che non va bene secondo me. Posso solo fare una cosa con te, stringerti la mano. Sono al secondo drink, io non reggo un cazzo, sono già mezzo ubriaca. E quindi? Tu mi fai queste domande di cultura generale e io vado in panico, capito? Beh, ma... Allora, io penso di sì comunque. Ci sarà, perché? Perché fondamentalmente un paese così ricco non ha interesse a stare con tutti gli altri, insomma. Questa Brexit ci sarà oppure no? Ah, sì! 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 Perché? Che cazzo ne so, sì! Vabbè, fra, cosa serve sta roba? Bella candid della minchia. La Brexit ci sarà oppure no? Non lo so, però... è lei stessa, niente. Cosa ne pensi, invece, del fatto che sulle carte d'identità ci sono ancora di nuovo madre e padre? Lei stessa, ma niente. E invece del body shaming cosa ne pensi? I don't speak English. Pensavo che l'era stessa. No, ma poi, ma niente. Infatti, sono d'accordo con lui. Ciao, mi chiamo Gavina e vengo dalla Sardegna. Non ho capito. Qual è la tua opinione sui gilet gialli? Non servono un cazzo. Gilet gialli, per cosa li metto? Io penso che prima devono guardarsi in casa loro, ma soprattutto perché non hanno i bidet. Non si lavano il culo. Non protestare per altre cose. Viva la Francia. Devono attaccarsi al cazzo. Va bene. Ricordarsi del mondiale 2006. Fanno cagare. Perché? I gilet gialli? Ma cos'è?
Come cos'è? Fanno cagare i gilet gialli. Come mai non ti piacciono? È perché mi fanno schifo, proprio fisicamente a me fanno schifo. Quindi sei contrario? Ah, madonna, sono contrario, fa proprio cagare. I gilet gialli secondo me sono una cagata pazzesca, perché non hanno senso, cioè non sono belli da vedere poi, cioè fanno sono schifo. Gialli. Sembra una banana. Sono gialli. Sembra una banana, dice lui, giusto? Ah, ma perché? Cioè siamo un paese libero, perché no? Cioè sono belli, no? Mi piacciono, giuro, mi piacciono. Quindi gilet gialli, paese libero. Ah sì, giuro, sì, mi piacciono, perché sì, ognuno si deve vestire nel modo che vuole, sì. Ok, anche in Francia, i gilet gialli della Francia? Ma i francesi no, i francesi li odio, compreso Leonardo Penn, i francesi li odio, sì, sì, sì. È di moda il suo freestyle, vai! Sono Giotto che dipinge, gli alieni che fanno la sfinge, questa base è come infili in discoteca, senti là come spinge. Sì, va avanti col tempo e tu chiedimi io quanto sono contento, ne ho quasi 19 e li sto compiendo, mi sto chiedendo cosa sto facendo della mia vita, prendo un foglio e una matita, scrivo quello che mi capita, faccio teoria dopo faccio la pratica, lei è come una bibita che si agita e fa le bollicine, perché non so mai dove partire, allora inizio sempre dalla fine, perché siete solo figurini e siete doppioni di doppioni, fate i copioni, si copioni, avete un po' rotte coglioni, smettete se non siete buoni, il tempo è mite, d'inverno, d'autunno, l'estate, le stagioni sono cambiate, la primavera me la fumo, la prende la suma, gli amici gli chiedo collati. Io Titti si veste così, oh! C'è il colore di Titti, che cazzo è? Oh. Allora, fra gilet gialli fa schifo a cazzo. Ok. Arriva o dal piscio o dalla diarrea, spruzzo. Siamo due ragazzi. Zarri, ma con dei sani principi. Bravo. Cioè. Quali sono i sani principi? Sani principi sono. Masturbarsi. Esatto, masturbarsi è, però siamo dalla parte della legge noi. Con cognizione. Saluto mia mamma, ti voglio bene mamma. Bacini, cuoricini, mi hai fatto bacini te e cuoricini. Hai fatto un bel lavoro, grande. Non ho seguito la vicenda, comunque penso siano persone importanti. Spero scopino. Te cos'hai da dire? Hanno manifestato, hanno fatto bene. Fanno bene a protestare. Io adoro i gilet gialli. Gialli e rosa. Visto il dettaglio, capito? Bello, ma cos'è la... Avanti! Cos'è la banana? Gilet gialli. Quelli in Francia, zio. Risaltano, ci sta. Sono gialli. Allora, io sono andato a Parigi con i miei amici a novembre e penso che siano dei ritardati. Cioè, non la condivido sta cosa. Però perché? Non perché? È... ma perché per 20 centesimi, cos'è? 20 centesimi, quel cazzo che è. Non mi sembra giusto, guarda questa protesta, sti casini in una città così bella. Quest'uomo ne sa, ok? Ne sa. Lei? Gilet gialli. I don't know. Tu non usi gilet? No. Neanche le magliette stasera? No. Ecco, quindi penso che sia la persona meno appropriata a cui chiedere di indumenti. Ma fanno bene a protestare, perché Macron è un coglione di merda. Perché? Ma perché avevo un... aspetta, non mi vengono le parole adesso. No, perché è stato votato, no? Sì. Però te... Vado votato. Sì, e poi? Ma no, fanno bene a protestare. Ok. È giusto così. Cosa? I gilet gialli. Dei gilet. I gilet. 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 Che sono gialli. E poi? Che esistono! Purtroppo va bene già così! Le gira gialli, non ne so molto! Ah, però ne sai qualcosa! Però qualcosa ne so! Il gilet giallo dipende! Se sei un cazzo di pazzo e ti piace farti vedere, è il massimo! Se no è un po' poco usuale, diciamo! Non mi piacciono, io non li metto, li metto solo neri e bianchi! Secondo te hanno fatto bene a rimettere Fabrizio Corona in galera?
No, secondo me no, dai, poverino. No, poverino. Dopo un po', figa. Un po' basta. Un po'. Vabbè, cazzi suoi, cioè. È stupido, figo, ogni volta che esce si fa riprendere per qualche puttanata. Cioè, se non gli piace vivere come le persone normali, cioè, basta. Poi alla fine è tutto spettacolo. Sì. Perché? Perché se la crede troppo. Beh, cara, quanto, cioè, quanto sembra non ha fatto nulla di male. Ehi, ehi. Che cos'è l'eco bonus? Culo di quella lì, direi. L'eco bonus. Guarda, visto che ti voglio bene, ti dico, ti lascio 30 secondi per dire quello che vuoi, prima cosa. Allora, sono contentissimo per questa festa perché sta venendo benissimo e sono stati mesi e mesi di lavoro duro e ci abbiamo messo il cuore e quindi sono contentissimo. Poi ci sei te che mi fai l'intervista, sono onorato, mi ricordi il banana quiz, una roba indimenticabile, vi voglio bene. È una domanda generale, potrei stare qua tutta sera a spiegare, raccontami di te, cioè finiremo forse fra un anno a raccontare di me, chi lo sa? Non si sa. Comunque se mi vedo mi fa molto piacere, eh? Io non ho problemi, eh? Basta, basta! Volevo dirlo io, l'ha detto lui. Che è bello il mondo. E ci... È il mondo... No, è bello, è bello. È bello il mondo? È bello, è bello, bello. Cosa ti piace di più del mondo? L'Italia. L'Italia. Ho capito. E dell'Italia è, cosa ti piace è, di più? È il paese più bello. Il paese più bello. No, poi ovviamente i paesi al mare. Tipo... Non so... Il Cairo. Il... Il Cairo? I Caraibi, scusa. Caraibi in Italia al mare. No, no, isole all'estero. Isole all'estero, ok, ok. Quanti anni hai? Io, quante me ne dai? 31. Me ne ha dato uno in più. 30? E io quanti ne ho? Tu ne hai 22. Tua sorella. Bella ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella raga! Bella raga! Tagliamo tutto. Dobbiamo tagliare tutto. Allora mi piace lui, mi piaci te. Grazie. Taglia. Grazie. Però tagli, Matteo, taglia. Allora parliamo di elezioni di Casteggio. Dai, no. Come no, non posso. No, è meglio di no. Perché vabbè, no? No, è meglio di no. No, non mi sembra a caso. Tu non puoi intervistare gente così a caso qua dentro che non sai neanche chi è. Cioè, lei è più intelligente. Giusto. Hai capito? Ma chi è lui? Ciao. Ti chiami? Vieni con noi. Vieni. No, non possiamo chiamare. Io sono il capo di Casteggio, non so se tu lo sai. Ma lei, me lei è un'immigrata, mica di Casteggio. Ah, di dove sei? Allora, lei è rumena. Ah, rumena, ho capito. È vero. Vabbè, non è un'offesa. Ma no, non è un'offesa, però è rumena. Non è un'offesa. Guarda quanta gente sei. Come si permette? Allora, intanto come si permette la gente di passare? Non lo so. Italiana! Abbiamo trovato! Italiana! Allora, Gabriele è stato il primo a usufruire del brevetto di Simona. Dice sì, Pompin Exit o Exit Pompin. Capito, cos'è che c'è? Tu sei zitto. Vabbè, torniamo tra 10 minuti. Va bene. Potremmo inserire il Pompin Exit. Allora, voglio chiamare un ragazzo. Vieni, Gabriele. Che è lui? Vabbè, ma lui... No, perché lui lo conosciamo. Vieni, Gabriele, vieni un attimo. Bene, perché bene. Lui è stato il primo a diciamo usufruire del brevetto. Ora dobbiamo andare alla canzone. Andate alla canzone. Ci vediamo dopo. Ciao. A dopo, io vi aspetto. Ciao. Che cosa l'ha portata qua? Io sono un personaggio, prima cosa. Personaggio? Perché? Io non la conosco. Guardami bene in faccia. Mi ricorda un attore. Bravo. Mi aiuti lei. Un attore. Di un attore. Però non mi ricordo chi. Robert De Niro. Robert De Niro. Allora, bravo. Ladies and gentlemen, please welcome to Spring Smell, Robert De Niro. Hello. Mi dica, dimmi. Welcome. Dici a me, quella parte. Eh.
dici a me? Sì. Non ci sono che io qua, dici a me? A te, ok. Cioè. Salutiamo. 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 No, è lui che le interessa. Non vuole salutare. Mi adeguo. Salutiamo. Non vuole salutare.